avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Avevamo 20 anni. Oggi vi parleremo delle due momenti importanti delle manifestazioni a cui ha partecipato lo SPI di Parma. La prima il sabato 21 marzo con Libera a Bologna, con 200.000 persone, a rivendicare la legalità anche in questo territorio. E la seconda invece il sabato 28 marzo in Piazza Garibaldi, CGIL e CISL e UIL assieme alle categorie, quindi compreso anche i sindacati unitari dei pensionati, in piazza per chiedere un cambiamento nelle politiche di welfare che questa amministrazione sta facendo. Purtroppo in questi ultimi tempi abbiamo visto un peggioramento, ridursi i servizi e una scarsa attenzione nei confronti degli anziani. Quindi le nostre in piazza abbiamo cercato di proporre un'idea diversa di coesione sociale, di inclusione sociale, con una particolare attenzione per gli anziani, per i disabili e anche per i bimbi che, come è noto, stanno vivendo un momento di forti ridimensionamenti anche per quanto riguarda i servizi educativi. Abbiamo bisogno di investire sui servizi, invece qui si sta solo risparmiando, tagliando i servizi, e lo si fa in modo anche subdolo, lo si fa discutendo nei contratti di servizio, riducendo i minutaggi di assistenza, lo si fa riducendo gli orari dei centri diurni, lo si fa nel rifiutare un confronto serio sul regolamento delle case famiglia, lo si fa tutti i giorni per non parlare con il sindacato. Questa è la democrazia della partecipazione di questa amministrazione, che noi non accetteremo, e questo per noi è solo l'inizio. Adesso incontriamo una Lega SPI del territorio, nel comune di Noceto, e ne parliamo con Luisa Pongolini e con Paola Dall'Aglio. Siamo Noceto, siamo nella sede della CGIL, io sono Luisa Pongolini e seguo e sono il collaboratore per i pensionati CGIL. I nostri iscritti sono circa 850, diciamo che siamo una bella lega, direi. Ma vengono a chiedere informazioni anche perché ultimamente sia l'INPS non ne dà più di informazioni, quindi siamo noi che forniamo il CUD e gli OBSM, per cui loro riescono a controllare la loro pensione e diciamo anche a ottemperare a tutto ciò che devono fare con il CUD e l'OBSM. La cosa che preferisco di questo lavoro è il rapporto umano con le persone, ciò che sono riuscita a instaurare con le persone che entrano qui dentro. Un rapporto di fiducia e di amicizia. Vengono e di qualsiasi cosa hanno bisogno, anche fatti personali, mi chiedono, e se riesco ad aiutarli mi fa molto piacere. Gli anziani di Noceto penso che abbiano i problemi che hanno gli anziani di tutti gli altri paesi. C'è un problema di povertà, perché ci sono anziani che vivono con delle pensioni molto basse, gli affitti sono molto alti e ad esempio il contributo affitto che una volta veniva devoluto dalla regione Emilia Romagna e quindi integrata dal comune non c'è più, hanno solo un piccolo recupero che si può fare per mezzo del 730, per fare un esempio. Al di fuori di quello che è il rapporto di lavoro, diciamo, fra virgolette, noi come Lega di Noceto abbiamo delle iniziative per passare il tempo insieme. Siamo un gruppo, ci siamo chiamati gruppo di amici SPI,
facciamo delle vacanze e andiamo a fare, anche se possiamo, dei piccoli tour per conoscere anche l'Europa. Penso che lo Stato italiano si sia dimenticato degli anziani, che non li consideri più una risorsa, e questo secondo me è un male, perché sono coloro che aiutano i giovani, sono coloro che ancora fanno volontariato a molti livelli e diciamo che sono una vera e propria risorsa ancora. Gli anziani devono combattere le battaglie intanto della solitudine, spesso, e delle difficoltà di questi cambiamenti, che tutti devono essere giovani, saper fare tutto, ogni cosa, e quindi tu devi sempre cercare di essere al passo. Questo spesse volte può mettere in difficoltà molte persone che non hanno, cioè chi magari ha fatto certi lavori o ha avuto più mano gestioni, se lo può anche cavare un po' meglio, ma ci sono persone che hanno veramente difficoltà perché non sono più informate di nulla, perché mancano, cioè eliminiamo la carta, eliminiamo, cioè, però le informazioni sono importanti, ecco, quindi c'è bisogno di avere dei contatti, perché sei in casa, cioè cercare di stare a contatto, come ho fatto io che sono andata in pensione, logicamente ho cercato di mettermi un po' in contatto del mio paese, sono nel sindacato, e poi a questo qua ci si aggrega, si fanno queste iniziative anche, diciamo, un po' per stare insieme e anche per divertirci un po', insomma, non solo i problemi, che sono poi diventati tanti. La cosa bella dello SPI è che quando tu ti trovi con appunto tutte queste nuove riforme, queste tasse che ci travolgono con tutti i nomi possibili e immaginabili, uno magari, cioè, vieni qua e puoi avere le informazioni di cosa si tratta, essere al corrente, non subire, cioè lo subisci, però devi anche sapere ed essere informata, e qui trovi l'informazione e ti senti un po' più tranquilla, perché poi se non fai, l'ignoranza non è ammessa, poi dopo ne paghi le conseguenze. Avevamo 20 anni. Ecco, adesso col solito incontro con la libreria Ubic, Salvo Taranto ci parlerà di un libro di Nuccio Ordine, L'utilità dell'inutile. Tutta l'arte è perfettamente inutile, sosteneva in maniera provocatoria Oscar Wilde nella prefazione al suo capolavoro, Il ritratto di Dorian Gray. Ma se non si comprende l'arte, l'utilità dell'inutile, l'inutilità dell'utile, non si comprende l'arte, ribatteva invece Ionesco. Utilità, inutilità, bellezza, conoscenza. Tutte parole che sono apparentemente separate da un abisso di significati, ma vedremo che non è affatto così. Il libro che la libreria Ubic di Parma ha selezionato per voi questa settimana non è un romanzo, a differenza delle altre volte, bensì un saggio, scritto da Nuccio Ordine, un professore di letteratura italiana presso l'Università della Calabria, che si intitola per l'appunto L'utilità dell'inutile. Un libro che Roberto Saviano ha definito necessario, una guida in questa vita azzannata dalla crisi, dall'ansia d'efficienza, dai fallimenti. E questo libro, che come vedete è di piccolissime proporzioni, è comunque molto denso di contenuti, perché riporta e analizza il pensiero di grandi scrittori e grandi filosofi. In una società in cui l'unico parametro per misurare l'utile è il profitto, la mannaia dei tagli si abbatte soprattutto sulla cultura, sulla conoscenza, sull'università, sulle scuole, su tutto ciò che non è in grado di concedere benefici nell'immediato, soprattutto in termini elettorali, dato che la nostra politica è molto più impegnata a navigare a vista. Noi tutti sappiamo quanto sia dannoso questo modus operandi, eppure i nostri governi continuano a credere che uno dei modi migliori per combattere la crisi
e dunque la povertà crescente sia appunto impoverire lo spirito. Invece noi sappiamo come la ricchezza della conoscenza sia uno dei pochi modi possibili per rendere davvero umana la nostra umanità. Altrimenti saremo costretti a trasformarci tutti in degli schiavi felici di applaudire allo sfascio, in degli zombie obbedienti. Questo libro è stato definito anche un manifesto politico. Perché? Perché ci fa comprendere come compromettere la sicurezza della nostra conoscenza sia un modo anche per attentare ai nostri valori, alla nostra democrazia, alla nostra libertà personale. E non è un caso se questo libro, che è stato già stampato in 12 edizioni e tradotto in 13 lingue, sia stato definito da El País, il giornale spagnolo, come uno schiaffo all'intera classe politica. Ci sono passaggi all'interno di questo libro davvero semplici e al tempo stesso illuminanti, come quando Nuccio Ordine, per spiegare quanto il sapere sia una conquista, una fatica, riprende le parole con le quali Socrate, nel simposio, parlava appunto con Agatone, dicendo che magari fosse possibile trasmettere la conoscenza da una persona all'altra come si trasmettono i liquidi da un recipiente pieno a un recipiente piccolo. E in proposito dice: il sapere si pone di per sé come un ostacolo al delirio d'onnipotenza del denaro e dell'utilitarismo. Tutto si può comprare, è vero, dai parlamentari ai giudici, dal potere al successo. Ogni cosa ha il suo prezzo, ma non la conoscenza. E in effetti, prosegue poi Nuccio Ordine, solo il sapere può sfidare ancora una volta le leggi del mercato. Io posso mettere in comune con gli altri le mie conoscenze senza impoverirmi. Posso insegnare a un allievo la teoria della relatività, dando vita a un miracoloso processo virtuoso in cui si arricchisce, nello stesso tempo, chi dona e chi riceve. Insomma, questo è un libro che ci insegna a distinguere l'inferno da ciò che inferno non è. E in proposito vengono in mente le parole con le quali Calvino conclude Le città invisibili, a proposito di inferno. Ci sono due modi, secondo Calvino, di affrontare i nostri inferni, inferni fatti di corruzione, di cattiva politica, di crisi, di massacro dei sogni giovanili. Uno è accettare l'inferno e farne parte fino a quasi a non vederlo. L'altro, invece, sostiene Calvino, è cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. L'utilità dell'inutile è un libro a cui dare spazio, per dare spazio alla nostra mente e a ciascuno di noi. Anche per questa puntata è tutto, da parte della Libreria Ubic di Parma un ringraziamento e un cordiale saluto. Arrivederci. Avevamo 20 anni. Adesso incontriamo per lo spazio memoria una persona straordinaria, una donna che per 40 anni ha fatto del volontariato una ragione di vita, ha cercato, donando agli altri, una propria realizzazione, è stata utile e si sente ancora utile dopo tanti anni. Bruna Forlesi. I miei 20 anni naturalmente erano in un'altra epoca. Adesso la gioventù avrà difficoltà di non lavorare perché ci sono tanti disoccupati, ma allora i 20 anni si sudavano veramente. Io a 14 anni ho cominciato ad andare a lavorare in una fabbrica che era la Sella, che era qui in periferia di Noceto, perché essendo l'ultima di 6 fratelli, mia mamma era vedova e man mano che crescevi si cominciava ad andare a lavorare, e andare a lavorare a 14 anni è dura, in mezzo a persone molto più adulti di te, con molta più esperienza, e quindi ti devi fare le ossa e te le devi fare per forza, perché altrimenti o ti svegli o diventi pestata come il prezzemolo, veramente. E quindi ho cominciato a fare la mia esperienza lavorativa in questa ditta. Ho lavorato fino a 25 anni, quando mi sono sposata. Poi dopo ho smesso. Ho cominciato a lavorare in famiglia, perché i miei suoci erano dei fioristi qui a Noceto, ho cominciato a dare una mano loro, finché non sono andata a lavorare nella scuola materna comunale, perché essendo orfana di guerra non avevo problemi di domande per l'età e quindi e concorsi privati. Io erano iscritte a questi orfani di guerra e avevano il dovere di trovarmi un posto. Io appena
ho potuto, che mi è venuto libero il posto qui in paese, che ero qui comoda perché avevo già una bambina e via. Quindi sono andata a lavorare in una scuola materna, ho lavorato per 20 anni. Poi 20 anni di allora, ti posso dire, erano... si facevano tanti sacrifici perché non avevano tutto quello che hanno i giovani il giorno d'oggi. Telefonini, non telefonini, se avevi la fortuna di avere la bicicletta era già tanto. Però ti posso dire che si viveva con molta più serenità, più tranquillità. Io ho fatto i 20 anni bellissimi, anche se ho avuto tante difficoltà veramente, perché tutto era bello, ti accontentavi di tutto. Adesso nessuno si accontenta più di niente, non ne hanno mai abbastanza i giovani. E io proprio vorrei dire ai giovani, cercate di apprezzare dalla vita quello che vi danno i 20 anni, perché i 20 anni sono unici, non li trovi più. Quindi quello che ti può offrire la gioventù, la spensieratezza e anche accettare la vita con difficoltà quando è il momento, adattarsi, perché bisogna anche sapere adattarsi, non pretendere tutto. Il giorno d'oggi specialmente i momenti sono diventati un po' critici e brutti, quindi bisogna imparare ad adattarsi e anche accontentarsi, sacrificarsi un attimino, non pretendere tutto il massimo, perché adesso purtroppo i giovani pretendono tutto quello che non siamo più in grado di darle. Se trovano la voglia di affrontare questo momento di difficoltà, secondo me i 20 anni torneranno a essere i 20 anni di una volta, perché per te era tutta gioia, tutta felicità, tutto quello che trovavi. Vivevi con un'altra serenità da quanto vivono adesso. E spero proprio che i giovani le serva da lezione. Ma io sono 40 anni che faccio del volontariato. Ho fatto 40 anni di volontariato con l'Avis. Fino a 2 anni fa ho fatto parte del consiglio direttivo. Poi alle ultime elezioni ho pensato giusto di rinunciare e di dare la possibilità ai giovani di entrare nel consiglio e di imparare quello che ho imparato 20 anni fa. Perché fare del volontariato fai del bene, ma ne ricevi tantissimo perché impari tanto. Cioè quello che tu fai agli altri in un modo o nell'altro viene poi... ti viene data una soddisfazione enorme, perché aiutando gli altri aiuti te stessa. E a me il volontariato mi ha insegnato tanto. E quindi vorrei proprio che i giovani imparassero a entrare in qualsiasi forma di volontariato, Avis, Croce Verde, ci sono tante associazioni di volontariato. Quindi penso che sia un'esperienza che tutti i giovani dovrebbero fare. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte.